Oggi a terza pagina l'ultimo lavoro della jazzista Sarah Jane e una valutazione sulla presenza italiana al Salon du Livre di Parigi. Questo lavoro è nato in una maniera, come dire, inevitabile, nel senso che è una collaborazione veramente a quattro mani destre di scrittura. Con i colleghi di una vita, persone con cui sono cresciuta musicalmente, con cui ho studiato, con cui ho fatto anche le prime esperienze musicali. Session One, quindi, è un titolo che riporta all'idea che ci possa essere un seguito, ci può essere una Session 2, Session 3, perché abbiamo davvero tanto materiale che abbiamo creato negli anni. Nori Play, invece, che è il nome della nostra formazione, del nostro quartetto, è un gioco di parole un po' come va di moda. Nord Rimini, Nori, perché siamo tutti di Nord Rimini, siamo tutti nati lì e tutti viviamo, diciamo, come casa base, nel riminese Nord. E è anche un po' un gioco di parole Nori Play perché comunque è legato al gioco, al suonare, ma anche alla non necessità di avere per forza delle risposte. Perché fare questo disco? Semplicemente perché ci andava di farlo. Non nasco jazzista, ma credo che nessuno nasca davvero jazzista, è molto raro. Ho incontrato il jazz a 16 anni e da quel momento ho capito che la cosa che per me, anzi le cose che per me erano più importanti di questa musica ed è il motivo per cui io mi sono avvicinata poi al jazz, l'ho sposato come casa, è il fatto di poter essere me stessa completamente, di poter accettare e abbracciare l'errore come possibilità di evolversi. E l'aspetto sociale, cioè l'aspetto di essere insieme a fare qualcosa e di non essere da sola. Un elemento che va a volte in secondo piano in altri generi. L'Italia è tornata allo spirito d'onore. Una settimana intera di libri, di cultura, di autori, di storie a Parigi nell'insegna dell'Italia, della cultura italiana. Un grande successo aperto dalle parole commoventi per tutti del Presidente della Repubblica, che ha ricordato il valore della cultura e dunque del libro, della lettura nella costruzione di un'Europa unita, della libertà delle persone e della società. Una settimana di grande, intensa partecipazione francese alla storia italiana, che vale come un trampolino di lancio per la partecipazione l'anno prossimo alla Fiera del Libro di Francoforte. Parigi il 2023, Francoforte il 2024. L'Italia del Libro si fa onore in Europa.